nasconderla. Conte va a Bruxelles a prendere ordini dalla commissaria eletta anche con 5 Stelle nella svolta autorità, ma è d'accordo anche Salvini, parla, sono tutti d'accordo per fare in Italia anche il modello Gelli che c'è già in Europa, Parlamento che non conta niente, con Commissione Europea tipo dittatura che vogliono fare anche in Italia con la riduzione dei parlamentari, una vergogna. La revisione delle regole del patto di stabilità e crescita che per il momento resta lo stesso. La commissaria dell'euro europea e del lobby delle banche, una vergogna, votata a 5 Stelle e partito dittatura. Sia al ministro dell'economia che è stato lungo eurodeputato che al nuovo ministro dell'economia. L'Europa contro i cittadini, l'Europa dei tecnocrati, dei poteri dell'economia privata, del capitalismo contro i cittadini, una vergogna, con 5 Stelle e partito dittatura che hanno reso possibile questa svolta autoritaria che vogliono fare anche in Italia, con la diminuzione dei parlamentari. Che oggi avvengono, la ripartizione dei migranti avviene caso per caso, ecco, siano inseriti in uno schema più definito che permetta appunto di non lasciare l'onere degli arrivi dei migranti solo sulle spalle dei paesi. Anche qui con l'emigrazione è solo tutta una scusa per fare campagna elettorale, per prendere voti, una vergogna, e non risolvere il problema andando anche lì in Libia e negli altri paesi a risolvere i problemi per cui si verificano le immigrazioni, con la guerra, con Conte che ha fatto la conferenza di pace che ha scaturito la guerra, una vergogna. Nuovo inizio per l'Italia, Licio Gelli, nuova P2, ecco qual è l'inizio per l'Italia. Sì, la fanno Bruxelles sotto comando, con il camerata Di Maio lì di fianco all'avvocato Licio Gelli. Rivedere il patto di stabilità e crescita, vogliamo fare in modo che queste regole europee assecondino. Sì, queste tutte la retorica, non fanno solo il potere, con anche la Lega che gli vota la riduzione dei parlamentari, sono tutti d'accordo per fare la dittatura contro i cittadini. Conte, Di Maio, Zingaretti, Salvini, Berlusconi, ex piduista, una vergogna. Per i suoi errori è il modo migliore per fuggire dalle proprie responsabilità e mantenere la libertà. Una vergogna, perché lui non ce l'ha di responsabilità di portare l'Italia alla svolta autoritaria della P2, deduzione dei parlamentari. Di concentrare definitivamente nelle proprie mani tutti i poteri. E quello che fa lui anche, quello che fa lui è Di Maio, Zingaretti, una vergogna contro i cittadini. Investimenti sulla scuola, sì. Investimenti sulla distruzione del Ponte di Genova con delle aziende coinvolte con la 'Ndrangheta, che si poteva ricostruire, era già bella che funziona. Una vergogna. Nuova P2 Licio Gelli, Conte, Di Maio, Zingaretti, ma anche Salvini, la votano tutti insieme. Occorre completare la squadra di governo. E completare con altri incarichi, i soldi che arrivano. Governo, c'è da fare la nomina di oltre 40 sottosegretari. E lì quanti soldi che gli si beccano questi qua? Partiranno i primi confronti tra i partiti di maggioranza. È stato per questo che è stata fatta la maggioranza, col partito dittatura, che il PD che aveva votato contro le elezioni parlamentari adesso ci vota a favore, per arrivare a spartirsi gli incarichi. Il dibattito politico, seguiamo Emiliano Condò. Ottenuto la fiducia in Parlamento, ora occorre ottenere quella degli italiani. Gli italiani vi faranno un nuovo 25 aprile contro la riduzione dei parlamentari col movimento 4 dicembre, quarto polo, una vergogna. Il programma, il capo politico M5S incalza, quota 100 non si tocca, così come il reddito di cittadinanza. Sì, tutte, a parte che il reddito di cittadinanza l'ha copiato a 9 euro, il camerata Di Maio, il fascista Licio Gelli, nuovo P2.
tutta anche qui Zingaretti, partito dittatura, ritorna nel solco di Renzi che così si prenderà le vincite, avrà perso il referendum per la riduzione dei parlamentari. Speranza, liberi uguali Licio Gelli, una vergogna, questi, la sinistra è portafoglio questa qua, come con tutti questi bisogna beccare i soldi. Con Romeo, Massimiliano Romeo, che è stato anche condannato in primo grado, che almeno si dovrebbe dimettere prima della sentenza definitiva, che è innocente, si faccia assolvere. Il rischio attacca Bernini, l'aumento delle tasse, una patrimoniale. Sono tutti d'accordo, aumento delle tasse, si votano tutti la riduzione dei parlamentari. Col piduista, l'ex piduista Berlusconi, tessera 1816. Una vergogna. Con anche la Meloni che gli vota la riduzione dei parlamentari. Sono tutti d'accordo per fare la dittatura contro i cittadini. Una vergogna.